fatemi una bella cartolina. Ameria Radio presenta Cartoline saluti da, a cura e con Rita Nanni. Qualcosa della grande mia città, il Duomo con la bella Madonnina, sarà il ricordo della mia città. Cartoline, saluti da un salotto della Belle Époque. O popol maschile, dal sonno ti desta, orribil tempesta s'addensa su te. La donna, con empia sacrilegazione, ci invola il calzone, ci ruba il gilet, e invece dell'ampie gonnelle fluenti, si stringe alle gambe due tubi indecenti. Vogliamo il progresso, la fama, la gloria, entrar nella storia, plasmare il domani. A noi automobili, a noi biciclette, pilote provette, siamo già da aeroplan. I treni guidiamo con mano infallibile, si va in ascensore, si va in dirigibile. Lasciate le nubi, mozzatevi l'ali, fra i bassi mortali tornate a seder. Faremo un governo di donne formato, dal capo di Stato fin giù al cancelliere. Purché all'uomo resti, col vostro permesso, almeno alla Camera il libero ingresso. Sovente nell'intimità la donna si mette i calzoni, dai tempi d'Adamo si sa, son fatti così i matrimoni, ma se in velocipede va, sfoggiando la moda zuava, le dico sarai molto brava, ma l'abito no, non mi va. Fru fru, fru fru, col suo frusciar la gonna, fru fru, fru fru, da fascino alla donna, fru fru, fru fru, ci fa sognar la gonna ancor di più, col suo gentil la donna che sembra un garzon, rinuncia a un'antica poesia, in lei l'uomo cerca illusion, dei veli l'arcana magia, che importa se coi pantalon, più svelta sarà in bicicletta, la donna soltanto è perfetta, se ha un abito che fa fru fru. Fru, fru fru, col suo frusciar la gonna, fru fru, fru fru, da fascino alla donna, fru fru, fru fru, ci fa sognar la gonna ancor di più, col suo gentil fru. Che abbiamo appena ascoltato nell'interpretazione di Paolo Poli c'è tutto il mondo della Belle Époque. Si tratta di Fru Fru, una canzone francese composta nel 1897. L'argomento è la moda della bicicletta da parte delle donne, ma la bicicletta imponeva l'uso dei pantaloni e indossare i pantaloni in Francia, la canzone è francese, era assolutamente vietato
e una donna che indossasse pantaloni poteva anche essere arrestata, a meno che non fosse autorizzata con un certificato medico. La norma però a poco viene alleggerita e soltanto nel 1908, finalmente per andare in bici, le appassionate possono indossare i pantaloni. Ma una donna, come dice la canzone, è perfetta soltanto se indossa un abito che fa frufru. Ma vediamole, queste donne della fine dell'Ottocento, in Italia in particolare. Nell'inchiesta di Vittore Ravà del 1908 risulta che tra il 1877 e il 1900 le laureate in Italia furono 224, alcune di loro anche con doppia laurea. 6 in giurisprudenza, 37 in filosofia, 30 in scienze, 24 in medicina, 20 in matematica, 140 in lettere. Alle donne era proibito intraprendere le libere professioni perché era riconosciuta in loro una certa inferiorità intellettuale e soprattutto il lavoro delle donne causava apprensione per la morale, era piena di pregiudizi. Le donne medico potevano lavorare soltanto nell'ambito della ginecologia e della pediatria e alle donne sarà permesso accedere agli uffici pubblici con la loro laurea soltanto nel 1919. Queste donne laureate in Italia erano comunque prevalentemente o straniere che vivevano in Italia appunto o italiane di religione ebraica e protestante, perché anche la Chiesa manifestava una forte opposizione all'istruzione universitaria delle donne. In particolare, le donne laureate in giurisprudenza non potevano esercitare la professione di avvocati, perché l'ambiente del tribunale poteva essere per loro molto pericoloso. Teresa Labriola, che si laurea in giurisprudenza e alla libera docenza di filosofia del diritto, deve durante le sue lezioni deve essere protetta dalle forze dell'ordine perché la lezione è interrotta da fischi all'università. Lidia Poet, giovane protestante, è la prima donna iscritta all'albo degli avvocati, ma l'atto viene poi revocato. Le cose però, anche se molto lentamente cambiano. E come aumentano le laureate, così l'analfabetismo femminile comincia a diminuire e sempre più studentesse riescono ad accedere alla scuola superiore, ben inteso. La scuola per le donne non è considerata necessaria, anzi un'eccessiva istruzione addirittura pericolosa. Comunque nel 1882 era stata istituita a Roma e a Firenze l'Istituto Superiore di Magistero. Con l'Unità d'Italia servivano insegnanti, anche donne. Nel 1900, in Italia, risultano 287 studentesse iscritte al liceo, ma le sezioni femminili erano rarissime, spesso queste ragazze sono esterne. 148 sono iscritte agli istituti tecnici, 3900 alle scuole tecniche. Le ragazze dell'alta borghesia continuano a frequentare prevalentemente scuole private e educandati, dove vengono loro impartite materie di ornamento, come il pianoforte e il disegno, attività che servono alla salvaguardia morale delle ragazze e che contribuiranno a renderle buone mogli, buone madri, ma soprattutto buone padrone di casa. Fuori dell'elite si registrano cambiamenti dovuti per esempio all'industrializzazione e comincia per esempio un abbassamento della natalità, un allungamento delle aspettative di vita. Nel 1900 però la posizione giuridica delle donne è ancora quella del codice Pisanelli che era stato introdotto nel 1865. Alcuni articoli contenevano disposizioni sulla parità. Per esempio, non c'era distinzione nell'eredità tra figlie e figli. Le donne nubili potevano possedere beni, fare testamento,
svolgere attività economiche. La dote non era più obbligatoria, ma tutto sommato, alla fine, quasi tutte le famiglie ne provvedevano le figlie. In realtà, le donne, esseri deboli, emotivi, erano escluse da incarichi pubblici, avevano l'obbligo di assumere il cognome del marito. In caso di uxoricidio era ammessa l'attenuante della difesa dell'onore. Insomma, la supremazia era comunque maschile. Ma ripeto, anche se lentamente qualcosa cambia. Cambia la condizione di molte donne, cambia per molte la scansione del tempo e soprattutto la possibilità di incontro e di vita sociale. Le ragazze di estrazione piccolo borghese che entrano nel mondo del lavoro sono essenzialmente maestre o telegrafiste, obbligate al nubilato, obbligate a difendere la propria reputazione, troppo indipendenti, spesso lontane dalla famiglia e dal luogo di origine, obbligate quindi a contatti con un mondo che veniva considerato troppo pericoloso per loro, eternamente considerate deboli. Nel 1900 lavora poco meno del 32% delle donne. Nei ceti più deboli, l'attività più diffusa è quella del tessile, spesso a domicilio. Per il resto, le donne lavorano nei campi, oppure come domestiche, o come prostitute a causa della crisi industriale, o ancora nelle fabbriche, con salari inferiori a quelli maschili e in condizioni durissime, come le mitiche operaie dello beautificio Centurini di Terni, di cui ascoltiamo adesso il celebre inno. Siamo dei Centurini, lasciateci passare, siamo belle e simpatiche, ci famo rispettare. Ma di che sera, di che d'età, il villa sabato tu ce tocca da bozza. Quando fischia la sirena, prima innanzi che faccia giorno, c'è sentita attorno a tu. Da passa, mattina e sera ti chiede età, il fino a sabato c'è tocca da bozza, mattina e sera ti chiede età, il fino a sabato c'è tocca da bozza. Quando a festa ci vedete, quando siamo arcudinate, per signore ci vigliate, siamo chicche in verità. Ma di sera, di che età, il vino a sabato ci tocca da bozza. Ma di sera, di che età, il vino a sabato ci tocca da bozza. Se qualcuno che se crede, perché siamo tessitore, ma se noi famo l'amore, la facevo per scherzare. E se ci dicono tanta cucina, io devo sbagliare per me tu vuoi. E se ci dicono tanta cucina, io devo sbagliare per me tu vuoi. Ma di che sera, di che età, il vino a sabato c'è tocca da bozza. Agiate, aristocratiche o alto borghesi, raramente lavorano e hanno molto molto tempo libero, tempo che trascorrono a casa, ma cominciano tuttavia ad uscire, frequentando teatri, sale da tè, parchi. A casa cuciono, leggono, ricevono ospiti oppure organizzano feste. Cominciano anche a fare ginnastica,
perché si comincia a diffondere la certezza che l'attività fisica faccia bene anche alle donne, ma la ginnastica è riservata alle donne più giovani. Oppure cominciano sempre di più ad andare in bicicletta. E la diffusione della bicicletta è resa tale perché contribuisce moltissimo a questo la regina Margherita, che era un'appassionata cultrice dell'attività fisica e della bicicletta in particolare. Rispetto alle donne straniere che visitano il nostro paese e che sembrano surreali, tanto sono emancipate agli occhi degli italiani e delle italiane, le americane per esempio, le donne italiane sono molto molto più arretrate, però comunque qualcosa si sta muovendo. Il modello borghese di famiglia vede l'uomo preoccuparsi del sostentamento, mentre alla donna è lasciato il ruolo domestico e materno. Nelle coppie borghesi l'abitazione con il matrimonio è indipendente e i coniugi si danno del tu. Non è una banalità. Nella società rurale si diventa indipendenti con la morte del pater familias e tra le coppie la moglie dà del voi al marito, che però le si rivolge con il tu. Il matrimonio comunque è al centro della vita di una donna e avviene generalmente prima dei 25 anni. Non sposarsi è considerato un fallimento e ogni aspetto della vita di coppia è regolato in maniera molto 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 precisa. Anche il corteggiamento e il fidanzamento hanno prescrizioni molto rigide. Per esempio, ci si incontra soltanto a casa dei genitori della fidanzata. Oppure una nubile non può uscire da sola prima dei 40 anni. Si costruisce così, attraverso una serie di modelli etici che diventano etichette, un modello femminile, che è quello della mamma italiana, amorosa, serva e proprietaria dei figli, adorata e temuta, spesso in lacrime, ma forte, capace comunque di grandi sacrifici. La maternità è il destino delle donne e si parla appunto di maternalismo, anche se poi lo Stato fa ben poco per aiutare le madri. Soltanto nel 1902 ci sono leggi a tutela delle lavoratrici madri, ma possiamo immaginare quanto siano rispettate. Anche la Chiesa contribuisce a questa costruzione di modello femminile. Ne è un esempio la canonizzazione di Santa Rita da Cascia, nel 1900 canonizzata da Papa Leone XIII. Viene canonizzata proprio perché madre, modello di madre che si è sempre sacrificata per i propri figli. Il tempo che le signore borghesi trascorrono a casa è tanto e la domus per queste donne diventa mundus e il centro di questo mundus è il loro salotto. Da secoli i salotti sono controllati dalle donne. Il salotto è educazione al mondo e le signore educano attraverso il prestigio e attraverso la conversazione. Nel salotto la cultura è divertimento, è confronto, è gioco. Nel salotto si apprendono le regole della convivenza. Se il Settecento è stato il secolo degli almanacchi, l'Ottocento è il secolo dei Galatei, perché c'è in Italia l'urgenza pedagogica di costruire un modello di italianità e quindi le porte dei salotti dell'alta società si aprono al grande pubblico. Le porte dei salotti sono il centro della socialità borghese. La città è in effetti in forma di salotto e cominciano perciò ad uscire dei manuali che altro non sono che la rappresentazione che l'alta società fa di sé e di questa rappresentazione si serve soprattutto questa nuova classe emergente che è in particolare la piccola borghesia. Con l'unità d'Italia è necessario appunto costruire un'identità italiana e quindi modelli di comportamento per le nuove classi sociali. Ed ecco
che viene pubblicata una serie di libri sull'argomento, alcuni titoli: Il Galateo insegnato alle fanciulle, Il Galateo del giovinetto convittore, Enrichetto, il Galateo del fanciullo, Il manuale dell'operaio cattolico, Il manuale del carabiniere, Il manuale del medico, Il manuale del campagnolo. Quindi l'etica del nuovo paese va fondata sul lavoro. Il nuovo Galateo di Melchiorre Gioia nel 1802, nell'Ottocento avrà 46 edizioni. La gente per bene della Marchesa Colombi al secolo Maria Antonietta Torrioni del 1877, 27 edizioni. Tra il 1867 e il 68, al concorso di Torino per il miglior Galateo popolare si classificano ex aequo Enrichetto, il Galateo del fanciullo, e Il codice delle persone oneste e civili. Se nobili si nasce, italiani si diventa.
una fioritura di letteratura, di comportamenti, di ricettari di urbanità. E le donne? Ci si inventa una tradizione nazionale femminile proprio per formare le italiane. Tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento si costruisce una vera rete italiana di donne, tutte a diverso titolo impegnate nella costruzione e nell'autorappresentazione del femminile, tra innovazione e tradizione. Queste autrici sono abili strateghe del mercato editoriale, sanno come e a chi rivolgersi. Sono per esempio Teresa de Gubernatis, la Marchesa Colombi, Neera, Yolanda. Sono autrici di romanzi di consumo, ma anche di galatei morali e di codici di etichette. Le donne che lavorano, corrispondenti al mutevole quadro sociale del tempo, cominciano ad apparire anche nella letteratura. Si affiancano ai modelli tradizionali, nei romanzi d'appendice, per esempio, e sono figure nuove, socialmente diverse, la maestra, appunto, la telegrafista, appunto, la donna nubile, la prostituta, l'artista, l'emancipata, la lavoratrice, la monaca senza vocazione. E la narrazione al femminile, perché le donne non sono più dedite solo alla scrittura privata, ma pubblicano romanzi, spesso rispondendo al desiderio di evasione, ma talvolta anche alla rappresentazione del volto sofferente della questione femminile. È un'epoca questa in cui le donne leggono e scrivono e sono insieme autrici, lettrici, protagoniste. La lettura apre al progresso, la scrittura da ozium diventa professione. Con un giudizio non propriamente lusinghiero, questo fenomeno viene definito da Benedetto Croce un pulviscolo di autrici. Nei galatei si codifica la giovane famiglia italiana post-unitaria e si pubblicano ricettari, manuali di economia domestica, manuali di medicina e di bellezza, alcuni titoli ancora, Signora e Massaia, oppure Dalla cucina al salotto, enciclopedia della vita domestica, in cui Donna Clara, al secolo Lidia Morelli, dà tutte le indicazioni per diventare perfette madri borghesi. Un vero modello, però, è il Dizionario di Igiene per le Famiglie, di Paolo Mantegazza e Neera, una delle più celebri scrittrici dell'epoca, amica di Capuana, di Fogazzaro, di De Roberto e apprezzata persino da Benedetto Croce. Il cliché è quello de la cornice naturale della donna è la casa, in una prospettiva consolatoria di una nobile femminilità chiusa nei rigidi confini, appunto, delle mura domestiche. E così come si danno consigli su come comportarsi a tavola in maniera contenuta, senza mangiare con ingordigia, senza fare rumore, alle donne sono riservate particolari attenzioni. Si invitano, per esempio, le signore a sollevare sorridendo il bicchiere, bagnandosi appena le labbra, durante un brindisi. Una signora che si alzasse con un bicchiere in mano sarebbe grottesca. L'idea di imitare gli uomini nel comportamento è scimmiesca. In questo panorama di innovazione, trasformazione, creazione di identità, in questo pulviscolo di autrici, per riprendere l'espressione crociana, si distingue Matilde Serao. Questo brano. È venuto il cane? Thank you.
Matilde Serao, nata nel 1856 e morta nel 1927, è scrittrice e giornalista instancabile. Ai suoi tempi si diceva vive come un uomo. Fonda il quotidiano Il Mattino di Napoli nel 1892 con suo marito Edoardo Scarfoglio. La Serao si dedica a un'intensa attività letteraria. Scrive romanzi, sia romanzi rosa, sia romanzi di denuncia. Scrive racconti, scrive saggi, scrive reportage giornalistici. È perciò scrittrice di denuncia e scrittrice di mondo. Serao, coraggiosa giornalista e autrice di drammi sentimentali e cronista di moda, diventa anche maestra di bon ton. Scrive infatti un imperdibile manuale, Saper vivere, norme di buona creanza, del 1901. È una strenna per gli abbonati del Mattino, un vademecum di buone maniere per portarsi in società e per affrontare momenti delicati di convivenza. La Serao scrive in una Napoli postunitaria. L'ultima fase di quella aristocrazia napoletana spumeggiante che si rifaceva all'eleganza francese e inglese e che in quegli anni esercitava un grandissimo fascino sulla borghesia emergente. Il saper vivere di Matilde Serao è stato definito il testo soglia per la torsione laico-mondana del Galateo. La domus ormai si identifica con il salotto. I valori etici e cristiani sono stati messi in ombra. La religione è ormai soltanto un rito. Non c'è più bisogno di modelli pedagogici popolari. Nel saper vivere si parla, per esempio, per la prima volta di adulterio, oppure degli aspetti positivi dell'essere zitella. Scrive Matilde Serao. Dai 40 anni in poi, giacché calcoliamo da questo limite lo stato di vecchia zitella, si può uscire sola, viaggiare sola, vivere sola con qualche fedele persona familiare, ricevere sola tutto ciò senza che nessuno vi trovi a ridire. Viceversa, una vecchia zitella può farsi accompagnare per via, in teatro, in un ritrovo da un amico di casa, può fare delle conversazioni con uomini di spirito e simpatici anche a lungo, può ballare quanto vuole con chi vuole, può magari filare, flirtare sentimentalmente al solo scopo di passare un'ora graziosa e tutto ciò senza essere criticata. Ah, la vecchia zitellanza, diciamo così, ha i suoi benefici. Si parla di cucina, si parla del salotto e si passa dal salotto alla cucina. Il cibo è tema ricorrente nei romanzi italiani postunitari. Non si insegna più a stare a tavola. Il lettore ormai possiede le regole della buona educazione, ma si danno dritte per menù ricercati. Attinti alla tradizione francese, si parla di delicatezze, di varietà, di argenteria, di cristalli, di biancheria fina. Così inizia il libro della Serao. Amico lettore, non è mio compito insegnarti l'educazione. Tu per me, come per gli altri che ti conoscono e ti avvicinano, sei una persona educata. Sin da quando eri fanciulletto, tua madre, tuo padre, la tua bambinaia, il tuo maestro ti dissero che non dovevi ficcarti le dita nel naso, che non dovevi portare il cibo alla bocca col coltello e che in chiesa, entrando, bisogna cavarsi il cappello. Dunque, tu sei un uomo educato e se ti fermi alle apparenze, questo mio modesto piccolo libro può sembrarti inutile. Invece, amico lettore, vi è una seconda educazione che tu probabilmente non possiedi. E ciò senza nessuna tua colpa, senza colpa di nessuno che ti consigliò e ti guidò nella prima età, ma per tante circostanze di famiglia, di posizione, di ambiente. Questa seconda educazione, questo saper vivere, è anche una cosa tanto fantastica, tanto bizzarra, cambia di colore, di espressione, di tipo così facilmente,
questo saper vivere è così differente secondo ogni paese, secondo ogni clima, secondo ogni tradizione. E continua dicendo che ci sono delle occasioni per cui questa seconda educazione è importantissima. Per esempio, come regolarsi avendo un'udienza dalla regina? Oppure, quali sono i doveri di un padrino di battesimo e quelli di un testimone di nozze? E come ci si veste a un matrimonio civile? Oppure, come ci si veste andando a pranzo di mezza cerimonia? Le indicazioni più importanti sono quelle che riguardano i pasti. Dice la Serao che nel menù di una colazione, che è quello più frequente, le signore vi possono intervenire in tailleur leggermente più ricco del tailleur sec, con un cappellino più vezzoso che complicato, e gli uomini vi possono andare in tout de même, e se si tarda più dei 15 minuti di compiacenza non importa. La padrona di casa che dà una colazione può sbizzarrirsi in leggiadre fantasie sulla sua mensa, con tovaglie e tovaglioli di colore, con chemin de table più originali che ricchi, con piatti di antica ceramica, con bicchieri finissimi ma semplici. Anche l'argenteria può essere più carina che pomposa, e i fiori freschi, messi graziosamente alla rinfusa, non debbono aver nulla di troppo approntato. E segue il menù. A colazione, naturalmente, mai champagne, mai champagne. Alla fine, gelato con biscotti, oppure del lieve dolce di cucina, oppure bonbon con la frutta. E si parla anche, per esempio, di abbigliamento, o di quello che è per le signore del tempo un vero elemento importante, cioè il giorno del ricevimento. Come nell'alta borghesia e nell'aristocrazia, anche le signore della media e piccola borghesia cominciano a ricevere. E come? Dice la Serao. Secondo il suo grado e la sua condizione, la signora indosserà, quando riceve, un tigon ricchissimo, un semplice vestitino grazioso, qualche bel gioiello, uno solo, o un largo spillo a forma antica, una grossa catena. E così una signora semplice porterà un gioiellino sul vestitino da casa. Bisogna essere vestite dalle 3. In realtà si riceve dalle 5 alle 7, ma se una persona stravagante arriva alle 3:30, se ha le sue ragioni per arrivare a quell'ora, la metterete voi alla porta? E che cosa si offre nel giorno del ricevimento? In prima linea viene il tè, che può essere servito dai camerieri oppure allestendo un ricco buffet su un tavolo, ma qui l'organizzazione deve essere larga e l'urso pretende 1000 elegantissime cose. La table à thé imbandita, quando si riceve nelle ore pomeridiane, implica bellissimi servizi di tazze, implica teiere e lattiere elegantissime, implica un corredo di dolci, di paste, di bonbon, di biscotti completissimo, implica biancheria finissima, ricamata con merletti antichi e moderni, implica argenteria di coltellini, di cucchiaini, squisita. E che cosa si offrono? Dei babà? I gâteaux margherita? I dolci. Si possono offrire anche delle granite, dei parfait di cioccolatte, di crema, e allora si adoperano bicchieri di cristallo opaco, colorato, col manico. Sulla table à thé vi sono sempre delle bottiglie di acqua ghiacciata e di limonata e di aranciata, e bicchieri alti, senza piede, colorati, adatti a ciò. D'altronde il giorno è dedicato alle signore che non bevono liquori, e nemmeno rosolio. Si parla di abbigliamento, come vestirsi ai ricevimenti. I ceti inferiori rincorrono continuamente i ceti superiori. Matilde Serao cita usi francesi e inglesi, come abbiamo sentito. Le occasioni, quelle che un tempo erano occasioni solo per alcuni, ora vengono adattate alle classi più semplici, alla piccola e media borghesia, che è quella destinataria dell'epoca. E quindi questo salotto, che è mondo, e il mondo è diventato salotto, si offre come modello e può scendere fino a interni molto modesti. Il salotto
può essere la stanza più modesta, ma ad una condizione: che vi sia la padrona di casa. Lo spazio privato è l'unica occasione di socialità in cui queste donne possono essere protagoniste. E Matilde Serao, in una riflessione del 1884 sul Fanfulla della Domenica, a proposito della diffusione dei romanzi d'amore ai suoi tempi, scrive: date a una dolce signora un salotto elegante e un miracolo accade. Datemi una bella cartolina. Ameria Radio ha presentato Cartoline Saluti da, a cura e con Rita Nanni. Madonnina, qualcosa della grande mia città. Il Duomo con la bella Madonnina sarà il ricordo della mia città.